Si ripiglia a giocare, via. Primo quarto è finito bene per l'altro Sebilo. 26 a 12, quindi più 14, promettente, un buon inizio, un Kosovo Alpino molto Volitivo. rapido in attacco e molto assillante in difesa. Assolutamente sì, al momento sta interpretando anche tatticamente, oltre che tecnicamente, la partita nel migliore dei modi. Ale, vedi, questo per esempio è un artificio tattico voluto dal coach. Sì, beh, tiro sul primo passaggio, Sì. difesa zona da rivedere, un po' di Arzignano, lascia molto spazio ai nostri E dico esterni poi, che, cioè, timidi non sono. anche se non gli dai 5 centimetri, No, tirano. esatto. Infatti c'è Dri che gli prudono le mani in panchina. Dove faccio? 29 a 12, sì, prende il tiro, va a bersaglio Free anche play, Bordignon. Buzzi. Mette Bordignon. la sua tripla in faccia a Belloni. A colpi di triple, quindi esce Belloni, palla per ritorna a Belloni, penetra, scarica per Centanni, Capisce tutto Buzzi. palla in angolo per Belloni, si prende Due questo se va. tiro da due, Boh. Nebu! Ha preso il cosiddetto tiro stupido, Un pochetto sì, un quello po' di a fretta. cavallo della linea da tre, non un tiro da tre e non un tiro dalla media. E qui è fondo subito Palla in su angolo, Zanotti. va dentro fuori la palla e va Truccolo a Bravissimo recuperare. Truccolo. Quindi Centanni può avviare l'azione di rimessa dell'alto Sebido. Una gran bella gabbia su Zanotti che non ci sta ancora capendo niente. In angolo, Truccolo, ormai è una sparatoria. Oh, in Wey, cielo! meschino. Al primo piano va a recuperare questa palla e va a Plastico. appoggiare per il 31 a 15, mentre si prepara DJ. DJ sul cubo. Vuole Sì. partecipare a questa festa. Agli auguri di Natale per quest'oggi. Belloni penetra, scarica, palla sotto per Meschino che si Mano gira e calda. tira. E voilà, due tiri, due Ale. bersagli per Meschino. Si riposerà un attimo Centanni? Adesso vediamo. Penso di sì, con Belloni in campo, direi proprio che adesso si merita due pilloline di ossigeno anche lui. Se riesce però un altro tiro se lo prova prima di uscire. Eh sì. Almeno un tiro se lo prenda prima di uscire, va. Dopo 12 minuti. Palla sotto per Zanotti che ha difficoltà a controllare la palla, viene raddoppiata, palla fuori, palla molto girata bene da Arzignano. E qui non scala la difesa dopo il raddoppio su Zanotti che aveva tra l'altro girato, si era girato verso il canestro, quindi un raddoppio rischioso. Sono due raddoppi, però due raddoppi battuti. Palla non giudicata come toccata da Zegnano, mentre i giocatori di Alto Sabino l'avevano lasciata scorrere fuori. Quindi arriva il cambio che si è detto, esce il numero 4 Centanni ed entra DJ. DJ is in the house. DJ resident Si qua accomoda del subentrato. Palarommel. Attenzione Niente, c'è Belloni. un'autostrada e viene dimenticato Belloni da. si sta facendo incredibilmente battere troppo facilmente per i suoi mezzi È difensivi. strano che di solito lui difensivamente Oh, è infatti molto adesso bravo. Invece ha lasciato andare via il numero 14 Bordignon. Bordignon, Palla pardon, persa Bordignon, abbastanza non Buzzi. banalmente da parte di Zanotti. Molti errori da parte di Arzignano, Sì, proprio molte sì, palle sì, sì, sì. perse anche nel corso del primo quarto. Meschino ne prova un Se la altro. sentiva Meschino dopo il 2 su 2 promettente dal campo. D'altra Si è presa parte. questo tiro immediato, forse magari un po' di pazienza Sì, perché. un po' di pazienza forse ci voleva, ma sai, quando uno sente la mano calda, poi magari ci prova. Sulla rimessa di Arzignano ci provano i giocatori dell'Alto Palla Sabino. per. Vencato, Vencato, Vencato rinuncia al tiro. Oh, arriva la Stoppata veloce di di Spatti Fatti. E e Di Gennaro salva la palla. palla recuperata, E molto adesso ben ridata da fatto. Niente, Spatta. arriva Ai, ai, ai. come nel primo quarto, una serie di palle perse così che. Niente, c'è il contatto di Belloni che non viene fischiato. Bordignon si prende il Qui tiro e minuto, va a segno. minuto casalingo. Sì, ha visto un po' Perché sì. di confusione, Sì, coach sì. Corotti. No, questa confusione da questa confusione può beneficiarne soltanto la squadra che sta inseguendo e non devi assolutamente fargli alzare la testa, non adesso. Sì, soprattutto in attacco, avere un po' più di pazienza anche nel far girare la palla, far lavorare la difesa, perché comunque il distacco è ancora ampio, quindi non c'è necessità di affrettare i tiri. No, poi sai, il desiderio comunque dopo un bel recupero di far correre la squadra, lo capisco, per carità, vai anche un po' a memoria, incroci col passaggio, però
insomma non c'era bisogno, ecco, di affrettare in questo modo, come avevi detto tu. Quindi nel complesso si procede bene, dai. È una partita che scorre tranquilla, zero falli commessi in 4 minuti di gioco, 33-19. Fair play. Per l'Alto Sebino, sì, no, finora una partita tranquilla. No, perché questo 33-19 che non diventi un più 14, perché che è la stessa cosa, ma 14 punti a questi livelli te li recuperano, attenzione. Sì, certamente. Non è il momento di guardarsi indietro assolutamente, però magari un'occhiatina allo specchietto ogni tanto, quando decidi se spingere più del dovuto oppure no. Si torna a giocare dopo il minuto chiesto dalla panchina Vivigas, dopo 6:56 da giocare in questo secondo quarto, 33-19 per Vivigas Alto Sebido. Quindi Belloni si alza, DJ per ricevere, esce, sfrutta trucco il blocco di Spatti in post medio, palla ribaltata, il tiro di Truccolo dentro, fuori, anche la sua fuori ancora, quindi transizione per Arzignano, viene cercato molto bene Zanotti che scarica fuori per Bordignon, si prende questo tiro da tre corto, c'è possibilità di avviare il contropiede, sarà Truccolo in solitaria, si prende, fa il vice Centani e al quarto tentativo la mette. Ebbene sì, era un po' che aspettava, è stato un po' lento Vivigas a far ripartire questa azione di contrattacco. Escono Truccolo Meschino, Planezio e Squeo. Rientra quindi Squeo e Planezio. Squeo e Spatti, quello che era la coppia di titolari nelle prime partite di campionato, vediamo un po'. Cede un po' nei palleggi, alla fine riesce a metterla dentro. Si dimena al numero 10. Numero 18, Battilana. Battilana. Non era Faccioli? Il numero 10? No, il 14. No, ha segnato il numero 18. Il 18? 18. Sto dando i numeri. Intanto Di Gennaro ne piazza una. E allora, voilà. Così. 37. 39-21, quindi più 18. Molto bene Fazzoli, aveva fintato bene girarsi a molto destra. Bella la finta, non pensava forse che Spatti ci cascasse. Invece è andata dall'altra, ha appoggiato, ha subito il fallo. No, è solo rimessa dal fondo, ancora cambio, zero falli commessi. Sì, infatti. O sono bravissimi giocatori. Ma sono molto inglesi gli arbitri. Esce il numero 14 Bordignon, torna in campo Monzardo. Quindi il blocco che libera Zanotti, Vencato in possesso di palla, si alza il numero 11 Buzzi che palla sotto, viene raddoppiato nell'angolo, Manzardo riceve, entra Tona nella selva di mani, si lotta, rimbalza, ancora DJ, ancora lui, quando la palla ormai sembrava persa, può pensare al tiro? No, non c'è fretta, sono ancora 15 secondi direi di giocare. Sì, Belloni, no? Bene, forza, scarica per l'entrata, il taglio di Sgueo che niente, forse subisce fallo, al bersaglio, ma tutto buono. Ma oggi si arbitra all'inglese, sì, 5 minuti e 0 falli, alle 7 dico che saremo già in pizzeria, coach. Hanno prenotato, quindi voglio dire, non è che si può far aspettare, se è fredda. D'altronde siamo vicini alla vacanza di Natale, quindi. Il Belloni contesta un airball, viva! Wow, festival dell'airball. Qualcuno qua ha mangiato il panettone anticipatamente. Sì. Sono molti spazi per entrambe le formazioni. DJ si prende le tracce, scarica per Spatti per il comodo, piazzato. Comodo, peccato. Non ha spinto bene con le gambe, direi. No, infatti. Supponente. Fallo. Finalmente un fallo che interrompe il gioco. Incredibile. È il primo di questo quarto, primo fallo di squadra. Esce Zanotti, claudicante, assolutamente ancora stordito dalla difesa dell'Alto Sebino. Torna in campo il numero 15, Belcato. Quindi Buzzi, passaggio consegnato, ricevuto da Belcato. Faccioli, c'è il cambio difensivo, rientra Sgueo su Faccioli e un altro. Quanti siamo? 3, 4. Sono tanti, sì. Su più 18 mancano 4 minuti, che facciamo?
Si torna uomo qua, eh. Ci facciamo una bourguignon. Una bourguignon, sì. Si alza, la palla è ferma, no? Entra Tona, il resto è tiro. Era bello, eh. Bello, bello. Si è appoggiato bene, ha trovato l'equilibrio in questo mezzo step back. Oh, Manzardo deciso. Manzardo è entrato bene, l'alce ancora solo tabella per lui. La stessa foga che usa con i piedi l'ha usata anche con le mani, il risultato è stato questo. Ha tirato un po'. Non ha chiuso per niente. Una spingardata. È abbastanza, sì. Quindi esce Sgueo che viene servito. Da inizia spazio. A attaccare, prende la linea di fondo, viene triplicato. Direi che. Nella selva! Tre nella secondi selva. Di spatti, ahimè. Tre secondi sì, di spatti. Peccato. No? No, ha fischiato il fallo. Fallo, ah, ok. Sì. Non so, poteva fischiare una serie di cose, dai passi. Ai tre secondi, allora il canestro viene convalidato. Ho visto questa mano. 39-21. 39-41-21, quindi è più 20 per l'Alto Sebino quando mancano 3 minuti. Possibilità fine di, questo di doppiare la boa. Secondo quarto. Possibilità di doppiare la boa, vediamo se Squeo il mancinone ci mette anche questa. Il primo lato è di Bolina, girata la boa, girata la boa. Il secondo lato si fa di poppa, eh sì. Quindi col vento in poppa l'Alto Sebino ha iniziato questa gara che lo vede a più 21 quando mancano 3 minuti alla fine di questo secondo quarto. Perde il controllo di Faccioli. Sì. Niente, tanti palleggi. Se la palleggia tanti palleggi sul che tallone, poi si finisce per palleggiarsi sul piede. Passiccia un po' a calcio Sebino in attacco. Centani va. Se ne va contro niente. Tutto e contro viene tutti. Raddoppiato. Scarica quando ormai è troppo tardi, finta di Naso, palla fuori per Bourguignon che si prende questa tripla, rimbalzo di Vencato, cerca ma viene ben controllato da DJ di Gennaro e qui fallo qui di viene Faccioli. Fischiato il fallo di Faccioli. Centani e Faccioli continuano a strusciarsi bellamente, niente, vuol far scoppiare il pallone mi sembra, bolcato. Credo di sì, o c'era una zanzara fuori stagione. Ecco, questo caldo ancora qualche zanzara residua qua in riva al lago c'è. Sì. Qualche zanzarina. Comunque una volta avevo visto un programma spettacolare che, di quelli che facevano scoppiare le bull soffiando. Davvero? Dentro le bull. Sì, sì. Si toppavano il naso con dei marchingegni. Riuscivano a far scoppiare la palla, però. Ho visto anche dei giocatori che a forza di palleggiare la facevano scoppiare. Se DJ si prende questa DJ, tripla, sì, visto che è andata no. bene la prima, perché no? Partecipo anch'io alla sagra del bombolone fritto. Palla in angolo per Buzzi, niente, non vale il suo tentativo tape out, viene riconquistata da Buzzi, quindi difesa a uomo, c'è l'aiuto e il recupero di Sgueo. Spatti lento, palla per Buzzi e al terzo tentativo va a segno col tiro da due. Due se va però, eh. E si torna a zona a Zignano. Può pensare al tiro, invece viene persa la palla da Sgueo. Si gira, si volta, Vencato, niente, palleggia sul posto quando insomma si ribaltava la palla. Era meglio c'era se Bourguignon. Tirava, ma era meglio se sì, più che altro se evitava di palleggiare, faceva girare la palla, c'era sul lato debole da solo Bordogna. Invece penso è arrivata l'ennesima palla persa in attacco di Arzignano. Regalo. Regalo natalizio, è arrivata la Strenna. E qui penso che coach Crotti farà presente che cosa vuole contro l'attacco alla zona, cioè con l'attacco alla zona, contro la zona. Non gli è piaciuto questo passaggino telefonatissimo verso Planezio e ci vorrà parlare un po' sopra. Sì, un po' di supponenza, bisogna mantenere la concentrazione perché. Sì, questo minuto 27 chiudiamolo come si deve, assolutamente. Come hai detto te, 1.27, 42.23. Ricordiamo la formula di questo campionato che le prime 8 vanno a disputare i play-off. Le ultime 2 retrocedono. All'ultimo posto abbiamo... Sì, perché poi
ogni anno tra squadre che chiudono e ripescaggi. Ahimè. Anche la tua formazione, caro coach, potrebbe trovarsi direttamente in C nazionale. Ci proveremo. Ci proveremo. Si riprende a giocare, quindi dicevo, le ultime due retrocedono, all'ultimo posto abbiamo Trieste e al penultimo abbiamo Appaiata, 4 punti, l'Alto Sebino e Arzignano. E Arzignano, sì, con Desio poco distante. Tra l'altro Desio ha due lunghezze, che sarà la prossima partita che giocherà in casa l'Alto Sebino. E Trieste invece la prossima nel trasferta. 2015. Palla è in angolo, scarico per Sgueo, per Centanni che palleggia, resto tiro. Morbido! Molto bello. Un ritrovato Centanni dopo qualche partita opaca. Sì, molto più volitivo quest'oggi, più produttivo. Sì, 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 sì. 44 a 23, 50 secondi al termine di questo quarto, 9 secondi per concludere l'attacco. La palla non gira molto, viene scaricata per Manzardo che ha difficoltà nel controllo, deve andare al tiro rapido a questo punto. Bordignon se lo prende, finisce sul primo ferro, ma venga fermato il gioco per lo scadere dei 24 secondi. Ci ha provato. Detto, qua nessuno mi dice niente, io vado. Sì, 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 dopo la sirena non si è sentito il fischio degli arbitri. No, infatti. Probabilmente è andato per scontato, ma scontato assolutamente non è. La sirena può partire, ma 44-23, 40 secondi per alla fine di questo quarto. Prima del riposo lungo, tiro da tre da Centanni. Ma sì, ma chi se ne frega. Sul primo passaggio, 47-23, va a bersaglio la tripla di Centanni. Ottimo, direi, buon anticipo di Centanni. Riceve anche debole. Puzzi, 10 secondi per completare, difficoltà grosse in attacco. Ed è ancora una palla persa. Questo anticipo mezzo bump di Centanni con Bordignon che si avvicina e Faccioli che non capisce se vuole un consegnato o tentare il backdoor. Nel 6 secondi al termine, se la prende Truccolo, la tripla. Che so io, non che era so molto contento Centanni, la voleva lui, no, l'ultimo tiro. Sì. Il secondo passaggio è mio. 3 secondi per concludere per Arzignano, prima di andare a bersi un tè caldo. Quindi 3 secondi, riceve Bordignon, andrà al tiro, non bisogna commettere fallo, finisce così, 47-23.